dicevo, è la settimana che ogni anno l'Italia offre allo studio della definizione per i vendite dell'ambiente, della tutela del territorio e in particolare sulle nostre bellezze naturalistiche e non solo della Salento. Oggi il tema è particolarmente importante ed è interessante, natura e ruralità per far vivere la città. Ci tocca abbastanza da vicino perché sono temi ai quali prima prestavamo poca attenzione, adesso invece sono diventati elementi di prima valutazione in alcuni, per alcuni aspetti, per esempio amministrativi. Molte volte, visitando una città, magari il primo impatto che ci viene è notare almeno quello che succede a me, è la cura e la gestione del verde urbano. Per esempio anche una valutazione immediata di una città. E questo tema... Questa è una cosa particolarmente evidente, anche per chi ha avuto esperienze di carattere amministrativo sa quanto è importante dare una risposta alla cittadinanza anche in questa direzione, e questo dà la misura di come siano cambiati un pochettino i tempi. Però insomma, un discorso molto più ampio che i nostri qualificati relatori affronteranno con l'edizione. Passo la parola a Stefano Pallara di Idea Nostra per il saluto. Buonasera a tutti, io si sente meglio questo? Io ho l'onore di salutare a nome di Italia Nostra la prima delle manifestazioni dei tre giorni del Cese. Italia Nostra, sezione a Salento, gruppo di Lecce. Ovviamente al di là dell'interesse e al di là della partecipazione, una cosa che trattandosi di associazione ambientalista di volontariato, tra le poche conosciute in Italia, la prima cosa che devo ricordarvi e alla quale voglio invitarvi è di iscrivervi o di rinnovare l'iscrizione a Italia Nostra. Perché Italia Nostra ha bisogno del sostegno di tutti, ci siamo e restiamo, come hanno detto altri. Italia Nostra, sezione sul Salento, gruppo di Lecce, e io, Marcello, del più di conto, lo sa. Io insisto da tempo perché si passa una rivisitazione dell'organizzazione delle sezioni, cioè altre associazioni probabilmente in maniera più fattiva hanno una organizzazione per provincia, perché altrimenti le sezioni nascono, muoiono, invece una organizzazione provinciale di cui già il presidente sarebbe probabilmente l'organizzazione da sistemazione migliore, il procedimento migliore della storia della nostra, senza voler scendere in polemiche o altro, però questo è molto, secondo me, una cosa sulla quale insisto da tempo. Vorrei che si potesse fare in questo modo. Il tema di stasera è un tema che sta particolarmente a cuore a Italia Nostra, perché parliamo di natura, parliamo di alberi, parliamo di città e parliamo di ruralità per far vivere la città. Ruralità per far vivere la città, su un messaggero di Ossio, si parlava del grande deficit del numero di alberi e questo deficit poi si va a scontarlo nell'innalzamento della temperatura ambiente. Meno alberi ci sono, più è facile che la temperatura si innalzi e più è veloce questo innalzamento e quindi più catastrofiche sono le previsioni. E quindi trattandosi di un'associazione ambientalista, questo è il nostro primo obiettivo, no?
gli allenatori lo inseriranno, espliciteranno alcuni casi specifici nei quali, tramite i quali si può dimostrare come fra città e campagna, fra natura e costruito, ci possa e ci debba essere simbiosi e non ci debba essere alternativa al di là di pianificazioni, strumenti o altro. Vi ricordo a tutti che in realtà un albero è ancora un atto che non richiede autorizzazioni, che può fare solamente del bene. Invito le amministrazioni a dare seguito a quella legge che poco attesa, che imponeva la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato, estesa poi a ogni nuovo cittadino. Questa cosa probabilmente aumenterebbe, secondo calcoli così a spanna, il parco alberi della nostra provincia di quasi il 15%. Questo in tempi di xylella, di abbattimento e di altro, sarebbe una grande cosa, un'ottima cosa. Va bene, vi ringrazio tutti per la presenza, passo la parola a Rosario Certoz, presidente dell'Ordine di Alloni e Forestale della Provincia di Lecce, intervento in infrastrutture verdi, servizio primario della città. Grazie a tutti, io sto in piedi per esigenze logistiche soprattutto. Anche poi la voce. Sì, c'ho un vocione per cui si sente, siamo fuori, siamo fuori. Allora, grazie a Marcello, nonostante i capelli bianchi sia ancora dovete insistere su queste cose, meno male che insiste. Allora, io vorrei naturalmente giusto un breve intervento sullo spaccato di quello che succede di come naturalmente è strutturato il verde nelle nostre città, di quanto pesa il verde nelle nostre città. E di quello e di come il verde può essere visto da noi agronomi, no? Noi già da qualche anno abbiamo fatto una mini rivoluzione verde, nel senso che nel nostro ordine abbiamo creato una commissione, abbiamo fatto un opuscolo destinato proprio alla pianificazione comunale del verde pubblico, destinato a tutte le amministrazioni comunali, proprio per dare quei canoni giusti per non soltanto la progettazione, perché è facile andare a progettare verde, ma è difficilissimo andarlo a gestire o a collocarlo in un territorio. Ora, detto questo, partiamo dal rapporto ISPRA. L'ISPRA nel 2016 pubblica alcuni dati, e io vi riassumo brevemente quello che succede nei nostri capoluoghi di provincia, e cioè sui 116 capoluoghi di provincia. In realtà succede esattamente questo, vi faccio vedere. Questo è quello della Puglia. C'è un microfono, la registrazione. Cosa deve essere un giro? Non ci chiamo, diciamo. Sì. Tu stai qua, no? Un po' qua. Allora, nella maggior parte dei comuni, ha una disponibilità di verde pro capite, cioè a persona, compresa dai 10 ai 30 metri quadri per abitante. Guarda, in pochissimi comuni abbiamo normalmente più di 100 metri quadri per abitante, però ci sono delle situazioni particolari. Quali sono queste situazioni particolari? Matera, sappiamo normalmente qual è l'ambiente di Matera, oppure naturalmente Trento, Potenza, sono pochissime. In molte invece naturalmente città più di 20 non supera appunto i 10 metri quadri per abitante. Ma questo naturalmente come è localizzato? È più o meno omogeneo in tutta Italia? No. Guardate cosa succede naturalmente in Puglia. Io ho una percentuale di verde sulla superficie comunale che soltanto a Bari supera l'1%. Ma su tutte le altre province ovviamente è sempre al di sotto dell'1%, anzi 0,2, 0,3, ma è letto 0,4, stiamo parlando di numeri eccezionali. E se vado a vedere la disponibilità di verde pro capite, inteso come verde però fruibile naturalmente
dal cittadino, no? È ovvio, parliamo di, della presenza anche di aree protette o di aree fruibile. Guarda, Lecce è 8.3, cioè 8.3 metri quadri per abitante. Quindi ovviamente siamo lontani, molto lontani dall'avere quella cosiddetta città verde, quegli spazi verdi fruibili nella città. Ma se poi naturalmente il discorso lo spostiamo sugli strumenti di governo del territorio, e cioè sui piani del verde, sui censimenti, eccetera, che cosa succede? Noi vediamo ad esempio che i censimenti, che tra l'altro dovrebbero essere quasi un obbligo per le amministrazioni, no? Comunali, perché la legge 10 del 2013 rende cogenti due finalità. La prima è quella di redigere a fine mandato un bilancio al volo. Quante piante naturalmente io avevo prima, quante piante io ho alla fine del mio mandato. E il secondo è quello di censire gli alberi monumentali. Non mi risulta che questo sia stato fatto in nessun comune della regione, in nessuno. Se ne è parlato ovviamente, però in realtà questa è la prima volta che ne abbiamo parlato, ma cioè per sensibilizzare proprio l'amministrazione su questo, ma in realtà ovviamente questo tipo di indagine non è stato mai fatto. E allora, sui 116 comuni capoluogo, quasi 90 sono dotati di strumenti di questo genere, cioè un censimento del verde, di cui la metà è abbastanza recente, 2010-2014. Però ci sono oltre, naturalmente, per quasi 30 comuni che ce l'hanno meno, cioè prima del 2009, quindi che necessariamente hanno bisogno di una revisione. E infatti, dove c'è stato un censimento 20 anni fa, non c'è stata mai una revisione. È come se la quantità, tra virgolette, di verde si fosse fermata a quella data. Quindi potete ben capire, dovete che andare poi a fare dei piani di gestione diventa molto, ma molto difficile. Ancora, un altro strumento, cioè noi partiamo dal censimento perché noi dobbiamo conoscere che cos'è che abbiamo nel nostro comune. Poi ovviamente lo dobbiamo regolamentare, dobbiamo dare delle prescrizioni, dobbiamo parlare o individuare le cure culturali. Attenzione, io non parlo di manutenzione, io mantengo una macchina, mantengo un fabbricato, una cosa inanimata, curo una pianta. C'è una certa differenza, eh? C'è una certa differenza. Quindi sul regolamento del verde sono soltanto e quasi meno della metà i comuni che hanno approvato il regolamento del verde. Un regolamento che disciplina sia naturalmente gli interventi del pubblico che anche naturalmente nel privato, in molti casi. Quindi l'incidenza è il 43%. E infine naturalmente un ulteriore strumento è il piano del verde. Il piano è uno strumento di pianificazione. E qui naturalmente poi ci perdiamo nei numeri perché la percentuale scende di sotto del 10%. Sono pochissimi i comuni che pianificano ovviamente il verde, che nel loro strumento di programmazione territoriale hanno inserito la voce piano del verde. Ora, che il verde abbia una certa importanza o il rapporto o sia entrato ovviamente nei rapporti con i cittadini che vivono all'interno di questi agglomerati urbani è fondamentale. Cioè porta alla biodiversità, questo lo sappiamo benissimo, ovviamente. Ci consente di intercettare tutte le sostanze inquinanti, ovviamente. Fa da filtro, naturalmente, al rumore, abbellisce la città, aumenta il valore degli immobili, e migliora la qualità del lavoro e favorisce un risparmio energetico. Immaginate che una zona ombreggiata ha bisogno di meno energia per abbassare le temperature, soprattutto in questi periodi in cui noi assistiamo a caldi anche abbastanza torridi e prolungati. Ora, c'è anche un rapporto tra verde urbano ovviamente, e salute, no? Perché dove c'è una maggiore quantità di verde ci sono sicuramente minori patologie e quindi ovviamente tempi di degenza inferiori, quindi ovviamente risparmio economico. Su tutti i tipi di patologie è ovvio, no? Queste sono tutte delle esperienze fatte negli Stati Uniti, ictus, soprattutto infezioni dell'apparato respiratorio, malattie polmonari. Questo ovviamente è facilmente intuibile, non proprio per l'azione da filtro che ha naturalmente. Ancora,
perturbando il disagio sociale. Anche qui in uno studio non è che ha correlato la causa effetto, non è che dove c'è bello c'è meno criminalità, però sicuramente dove c'è un'area curata c'è una maggiore vigilanza, un maggior presidio, è ovvio naturalmente che c'è meno criminalità, è una conseguenza questa, no? È chiaro. Economia locale, questo ve l'ho già anticipato ovviamente, sia per quanto riguarda, cioè il verde può aumentare sia il valore degli immobili, sia ovviamente avere proprio, produrre dei consistenti risparmi energetici. È chiaro ovviamente che sono numeri anche abbastanza importanti ovviamente, se visti nell'ottica di nazioni ovviamente abbastanza grandi. È chiaro che se vediamo la situazione puntiforme potremmo ovviamente non cogliere il dato. Ok, cambiamenti climatici. Verde, perché cambiamenti climatici? Voi vedete, cioè, ancora oggi noi assistiamo, assistiamo frequentemente, no? Legamenti, piogge torrenziali, bombe d'acqua. Ma forse ci sono sempre stati, magari adesso si verificano con una frequenza maggiore, ma perché fanno più danni? Perché in realtà non c'è nessuno che lo prende. L'acqua scorre in maniera veloce. Quando l'acqua scorre in maniera veloce, porta via tutto. Quando pensiamo di progettare una strada, e non pensiamo che stiamo modificando l'orografia del territorio. Guardate, io parlo normalmente da progettista, sono leggermente deviato, no? A progettisti, necessariamente stiamo producendo un danno. Necessariamente stiamo producendo, l'acqua da qualche parte deve scorrere. Se noi gli modifichiamo il suo percorso naturale, o se noi naturalmente dispostiamo una collina, un pendio, anche piccolo che possa essere, con una breve pendenza, l'acqua, distando velocità, trasporta via tutto. E qui naturalmente gli danni. Ok? Allora, queste sono immagini naturalmente che noi non vorremmo vedere. Io non sapevo se c'erano amministratori, quindi non ho portato immagini di Lecce. La scanza di più. Non ho portato immagini, cioè queste sono tutte immagini prese da internet, quindi, però guardate, ovviamente, è inutile andare a fare un viale del genere e poi tenendo così, che senso ha? Oppure ancora, guardate, queste sono le cose delle potature, no? Che si fanno ovviamente tanto, cioè se arriva una certa si sbanca tutto, si capitozza, come se la capitozza dura quanto fosse naturalmente un tipo di povertà. Ancora naturalmente non abbiamo capito che, cioè, noi non facciamo altro che infierire sulla pianta da questi danni, no? Più sarà il grosso dettaglio, più sarà il grosso dettaglio, più il danno che lo facciamo alla pianta, no? Più la pianta va in stress, più apriamo naturalmente una porta a tutti i parassiti, fungi, batterici, virali, eccetera, che possono essere, e poi assistiamo ai cari. Poi le piante collassano. Guardate questa pianta che si vede poco, ma guardate dove vive. Vive immersa naturalmente nel cemento. Qualcuno ha detto pianta giusta al posto giusto. Qui c'è un errore di progettazione, chiaro che c'è un errore di progettazione. Ma non è colpa della pianta. Se avesse piedi andrebbe via, ma di forza pure. Ecco, cioè, anche progettare uno spazio verde e mettere la pianta giusta diventa importante, determinante. Per capire naturalmente o sapere, conoscere le esigenze ecologiche di quella pianta. No, ancora questa è più o meno la stessa cosa, no? Noi assistiamo spesso alle piante che sollevano i manti stradali, i marciapiedi, ma non è colpa della pianta, è quello che conosce. Le radici respirano. Se noi li compattiamo il terreno da qualche parte, l'aria se la deve andare a prendere l'ossigeno per respirare. E quindi ci sollevano, certo, no? Si solleva il colletto della pianta, provoca magari il dissesto, è brutto da vedersi, ma è quasi inevitabile. Ancora, come la natura vince, no? Noi siamo messi a posto. Noi possiamo cementare tutto, però la natura vince sempre. Sì, esattamente. Allora, naturalmente, vediamo. Ma nel processo di riqualificazione quali sono i punti critici, no? Noi cos'è che affrontiamo e spesso non riusciamo a superare? Intanto una visione frammentaria e puntiforme delle risorse ambientali. Qui naturalmente noi per guardare l'ambiente, il territorio, per creare un nesso tra città e ruralità, se è possibile creare un nesso, se è possibile, anzi dovrebbe essere un tessuto connettivo, no? Cioè continuo, senza queste divisioni. Noi non possiamo avere, non dovremmo avere delle visioni ambientali e puntiformi
delle risorse ambientali. Non dobbiamo solamente pensare che le cestine stanno lì, bisogna salvaguardarle, e poi un boschetto di 1000 metri quadri, naturalmente a 3 chilometri, ne possiamo fare quello che vogliamo, o una siepe naturalmente di quercia spinosa la possiamo pure dare dal suolo, tanto una siepe di 50 metri che serve. No, assolutamente no, chiaro questo. Mancanza di una scala spazio-temporale, cioè nell'applicazione delle conoscenze di ambiente e di gestione territoriale. Cosa voglio dire con questo? È che spesso noi non ci guardiamo indietro, no? Non mettiamo in relazione quello che succede naturalmente appunto nello spazio e nel tempo. No? Quindi se vogliamo salvaguardare, dobbiamo cercare di esaminare bene l'ambiente in cui ci troviamo e cercare di trovare tutte le relazioni tra tutti gli elementi che ci sono, viventi e non viventi. Viventi e non viventi. Mancanza di comunicazione, tra sapere esperti dovrebbero essere professionisti, ma io ci aggiungerei anche i sapere comuni, no? Il sapere comune è il semplice contadino che sta lì, che ha distrutto la sua vita, dalla vita andando in campagna, e magari ci può dire effettivamente che cosa è successo lì, cosa succedeva 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, in quel luogo, che cosa ha fatto per strappare magari a bonificare quel pezzo di terra, e potremmo capire anche che cosa noi non dovremmo andare a fare, come? Chiaro, progettazione o previsione. Insufficienza di approcci e nessuno utilizzare la verificazione. Spesso ovviamente noi siamo stati abituati a vedere degli strumenti di pianificazione territoriale, le immagini, ovviamente di DRG, per certezza anche PUB, no? Dove la pianificazione territoriale era dettata da colori. Poi basta, ovviamente qui, una rapida, questa. Io mi aspetto oggi, con le conoscenze attuali, con la possibilità naturalmente di... io mi dispiace, state dietro, vi do le spalle. Chiedo scusa. Stavo dicendo, con le possibilità che noi abbiamo adesso, con le strumentazioni che abbiamo adesso, dobbiamo sforzarci di studiare queste interrelazioni. Altrimenti forse naturalmente i nostri strumenti di pianificazione o le nostre programmazioni saranno sempre monche. Attenzione ai vincoli anziché alle regole. Questa purtroppo naturalmente è una distorsione di noi professionisti. Noi siamo molto soggetti ai vincoli, abbiamo un vincolo, lo aggiriamo. È la nostra distorsione. Cioè io lo riconosco per primo questo. Se noi non possiamo realizzare un manufatto in un posto, perché ci sono delle condizioni che ce lo vietano, cerchiamo in tutti i modi di aggirarlo. Ecco naturalmente, spostare il concetto da vincolo a regola. La regola che cos'è? È conoscere i rapporti che appunto regolano i vari elementi del territorio. Se io li conosco, non li vado ad alterare, li rispetto. E questo il compito di un professionista, e questo anche naturalmente è quello che dovrebbe chiederci il cliente. Però noi qui dovremmo essere tanto abbastanza forti a qualche volta a dire no a a determinate progettazioni, no? Ancora. A questo punto io mi pongo sempre certe domande, ma saranno strane, saranno semplici, però quale utilizzo vogliamo fare nel nostro territorio? Qui veramente dobbiamo avere non 30 persone, qui ce ne dovrebbe essere 300, 3000 a discutere che cosa vogliamo nel nostro territorio, che cosa vogliamo lasciare nei nostri figli, ma soprattutto che territorio vogliamo, decidiamo, no? Possiamo decidere questo. Che paesaggio vogliamo conservare? Siamo sempre convinti che il paesaggio sia una cosa inanimata? Siamo sempre convinti di questo? Siamo sempre convinti che il paesaggio è quello che vedo? Secondo me no. Ma ormai è una diffusa, non è che secondo me. Ma viene diffusa. No. Più che paesaggio, noi adesso dobbiamo spostare il concetto sul territorio. Andare a vedere il territorio. Che cosa succede al territorio? È considerato come un ecosistema, dove i vari elementi hanno dei rapporti tra di loro. E quando noi interveniamo li alteriamo, e alterandoli modifichiamo l'equilibrio. Ecco. La mia opinione così è che il nostro territorio, come in qualsiasi ecosistema, è verso la fine del suo ciclo, magari, no? Magari adesso morirà, poi rinasce, come tutti gli ecosistemi, no? Però capiamo, adesso abbiamo gli strumenti per capire dove possiamo
non incidere per accelerare per questa morte, o dove possiamo anche dare un'altra possibilità di vita. La natura comunque trova un equilibrio, siamo noi che l'alteriamo, o tentiamo a volte naturalmente di volere degli equilibri un po' strani. Quindi, per rendere forti l'elasticità, resilienti, che cosa noi dovremmo conoscere? Innanzitutto la storia del nostro patrimonio urbanistico, del nostro patrimonio rurale, del nostro patrimonio vegetale. Se noi la conosciamo, la possiamo conservare, più che conservare, ovviamente la possiamo aiutare ovviamente a vivere. Dobbiamo conoscere le condizioni meteo climatiche medie, necessariamente noi dobbiamo sapere se ci sono degli eventi eccezionali, i tempi di ritorno, quando si verificano, che cosa fare ovviamente per fronteggiarli. Non dobbiamo stare sempre in emergenza. Dovremmo conoscere ovviamente le caratteristiche biometriche, cioè le schematologiche, le biomeccaniche delle specie vegetali con quali. Questo penso che sia la cosa principale, fondamentale, quando abbiamo a che fare ovviamente con il verde. E dovremmo anche, ovviamente, soprattutto, conoscere le normative in campo urbanistico, sanitario, ambientale, per incrementare e salvaguardare la biodiversità, ridurre i rischi di inquinamento, ridurre questi rischi di danni ambientali e biologici. Ed allora sarebbe importante promuovere il cambiamento culturale, forse diventa anche da questo, forse ne parliamo ma troppo poco, forse ne parliamo troppo poco, ovviamente. No? Dobbiamo stimolare tutti nel nostro tipo, nessuno si deve sentire escluso da questo processo di innovazione. No? Dal promuovere appunto questi cambiamenti culturali che devono anche partire dagli amministratori locali. Spesso gli amministratori locali non sanno cosa fare, non hanno nemmeno l'idea ovviamente di che cosa possa essere ovviamente un'area verde, non ce l'hanno l'idea. Noi nel nostro piccolo abbiamo sensibilizzato il comune di Lecce, spero che il comune di Lecce a breve parta con censimento. Intanto hanno fatto tutta la ricognizione degli uffici delle aree verdi, tutta la ricognizione, e l'hanno messa su GIS, cioè su un supporto informatico facilmente fruibile. Questo vuol dire già avere la cognizione del problema, se il problema si tratta. Ancora, questo è un elemento che porta a modificare appunto le politiche di governazione. Poi parliamo di qualità della vita, no? Poi vediamo spazi verdi degradati, non fruibili. La cosa più facile che facciamo è progettare. Chi li gestisce gli spazi verdi? Noi dovremmo, a questo punto il processo dovrebbe essere comprato. Troviamo prima chi li gestisce, troviamo quanto possa gestire, poi li progettiamo. Magari progettiamo un'area ovviamente di 1000 metri quadri con un prato inglese senza sapere ovviamente che dopo il primo mese quell'acqua lì i posti verdi saranno così tanti che quel prato seccherà perché l'amministrazione non può più sostenerlo. Se io progetto un prato qui in provincia di Lecce, dove posso avere durante l'estate 40-50 giorni senza una goccia di acqua, devo prevedere anche questo. O devo prevedere che un prato naturalmente possa essere in determinati periodi dell'anno anche di questo colore, del colore di questo pacchetto. Perché no? Dove si è scritto che deve essere sempre verde? Deve essere la forza inglese. Poi diciamo informare tutti e coinvolgere tutti, no? Questa è l'altra cosa, il ruolo non è mia, non è dell'amministrazione, ma è di ogni singolo cittadino che la può fruire, lo spazio verde è di ogni singolo cittadino che lo può fruire. Noi nelle nostre campagne vediamo delle cose proprio assurde. Cioè adesso c'è una raccolta differenziata porta a porta, io ho la possibilità di qualsiasi rifiuto ingombrante, orale, qualsiasi materasso, cioè, di chiamarmi, lo vengono a prendere a casa, però io vi giuro, se voi girate per campagna, non succede per lavoro, ancora ovviamente, abbiamo questi cumuli di materassi, di elettrodomestici, perché? Cioè immaginate la fatica che uno fa per me. Che non pagano le tasse. Vai. Però ma non è un vivere civile questo. Non è un vivere civile. E allora, per finire, che cosa dobbiamo fare? Trattare il territorio come un sistema vivente, complesso, un neoecosistema, no? Cioè che ha delle sue caratteristiche, forse è arrivato ad un terzo ciclo di vita,
cercare di capire naturalmente quali sono le regole della sua trasformazione. Un ecosistema terminale si trasforma, non si distrugge, non finisce, si trasforma. Trovare queste regole di lunga durata e cercare di non alterarle, perché questo è il nostro punto, non alterare i processi evolutivi. Noi dobbiamo curare quel punto. Se il territorio è malato, noi dobbiamo conoscere le sue regole genetiche e curarle. Basta, non interveniamo. Non importiamo piante dall'Australia fino ad andare a fuori a stressare la cosa. Cioè dovremmo incrementare chissà che cosa e poi ci portiamo dentro gli effetti della globalizzazione, non li vediamo, no? La malattia assurda sulle piante, che non riusciamo a combattere, chiaro. Non dico lasciamo stare l'azienda, ci sono anche dall'Eurocampus, Figos, degli agrumi, arrivati, chissà da dove, ovviamente dai gas orientali, senza dato qui, non ha ovviamente degli antagonisti. Tutti i nostri agrumi che abbellivano i giardini, no? I giardini chiusi, stanno morendo. Siamo messo le bande, sì, stanno veramente morendo, perché quella struttura di paesaggio, no? È chiuso, è chiaro che la pianta si era adattata a determinate condizioni climatiche, no? E quindi questo caso non ha fatto altro che aumentare in maniera far sviluppare in maniera esponenziale questo parassita, che non avendo niente, solo antagonisti, porta la morte alla pianta. Infine, altra cosa, importanza alla storia di un territorio. Diamo importanza alla storia, la storia è fondamentale, e capire che cosa è successo nel tempo, non nel corso di 15 anni, magari nel corso di 500, 200, 1000 anni, capire ovviamente perché l'uomo magari non ha mai coltivato la parola qui, ma non ha mai coltivato, il motivo ci sarà, no? Se non ha mai coltivato non c'è la sola, qui da noi. Certo è così. E allora questo dovete ci permetterebbe soprattutto anche di costruire dei piani, dei progetti integrati e correttamente coerenti con le risorse endogene del territorio, perché è quello che dobbiamo valorizzare e nulla. Grazie. La professione progetto essenzialmente, faccio essenzialmente questo, con tutto questo, voglio anche sentire quello che ha detto in maniera brillante e spiegato in maniera eccellente Rosario. Oltre a tutto quello che ha detto, che è stato tanto se giusto, io voglio porre un aspetto importante, che è quello della manutenzione del territorio. Perché non basta dire quello che dovremmo fare, il problema è la manutenzione e delle condizioni in cui ci troviamo. Ci vuole aver detto che nel corpo degli altri, nel corpo dell'uomo, è stato tanto. Non la legge, ma in tutti i comuni, io senza prendere sul comune, comincio dal mio, la situazione è drammatica, cioè gli alberi vengono gestiti in maniera assoluta, anche perché poi le gare d'appalto per la gestione, per la produzione del verde, vengono affidate a ditte che hanno in carico operai che vengono dall'estero, albanesi, rumeni, polacchi, che nella vita hanno fatto magari tutt'altro, o fanno anche manutenzione del verde, ma fanno soprattutto edilizia, per cui senza nessuna cura, senza una guida tecnica, senza indicazione dei lavori, questo è il problema principale secondo me, ed è un problema serio, perché parlavo prima della stancatura, a parte che noi guardiamo tutti gli altri, come sono fosse tutti quanti abbastanza, tanto per cominciare, anche altri che hanno, diciamo, portamenti naturali completamente diversi, ma quello della manutenzione è un problema serissimo. Il problema è drammatico. Adesso i comuni hanno tutti quanti difficoltà e sofferenza economica, ma la gestione del verde è un servizio di primaria importanza che non può essere affidato alla gara a ribasso dove fanno ribassi altissimi, fuori mercato. Nelle gare del verde si parla di ribassi del 60%, che non hanno ragione d'essere. Per cui siccome nessuno controlla, attenzione, perché poi è vero che è colpa di tutti, ma è vero che è colpa di tutti, però non è colpa di nessuno. Molte volte gli uffici tecnici che arrogano a loro la gestione, diciamo, anche la direzione dei lavori, sono diciamo, seguiti diretti da ingegneri e architetti, con tutto il rispetto degli ingegneri e architetti, ma per quelli che hanno particolare sensibilità, molte volte non distinguono un albero da un palo della luce,
per cui tutto va bene, non è per, diciamo, questo vale anche per noi errori, vale per qualsiasi figura professionale, però in genere gli uffici sono diretti spesso dai, cioè sono esclusivamente da ingegneri architetti e molto spesso non hanno le competenze. Adesso sto vedendo che almeno ci hanno fatto quello che ha detto poc'anzi di Rosario, ed è una cosa sicuramente interessante e intelligente, ma gli altri comuni, il piano del verde, il licenziamento, ma quando mai? Ma chi ce l'ha? Anche rispetto agli altri monumentali, al di là dei convegni di rito, ma chi è che ha censito gli alberi monumentali? Chi l'ha fatto? Eppure non c'è stessa. E ha alberi importanti del centro urbano, comunque questo non ho, diciamo, se l'è scordato in maniera diretta. E non soltanto molte volte per un fatto di economia, ma anche per un fatto anche proprio di preparazione, di cultura e dell'amministratore e del dirigente dell'ufficio tecnico o dei responsabili uffici tecnici. Chiaramente non sono accuse le mie politiche perché me ne guarderei bene, ma diciamo questo vale per me, ma vale per tutti quanti i comuni e per esempio il mio per primo. Un'altra cosa che è importante rispetto, mi collego con quello che ha detto Rosario, la disattenzione porta un sacco di malattie. Il Punto Loro ha distrutto il patrimonio palmicolo, gli aranci sono distrutti, c'è un'altra grave, vabbè, dell'accidente che bisogna parlarne, ma c'è un'altra grande priorità rispetto al debito pubblico. Il patrimonio delle Lecci si sta distruggendo in maniera incredibile e nessuno fa nulla. Attenzione, qualche articolo sui giornali, ma nessuno fa nulla. Se vedete come sono trovati gli alberi di Leccio, è qualcosa di incredibile, perché poi le procure le programmano ogni 5, 6, 7 anni e si sbranca tutto senza nessun credito. Per cui questo è il grande dramma, uno dei drammi del verde pubblico, oltre agli elementi strutturali che vengono a mancare, che ha, diciamo, enumerato e individuato perfettamente a Rosario. Scusate che sicuramente mi sono lasciato andare sul verde, però sul verde pubblico è una cosa che credo di conoscere bene, visto che faccio prevalentemente questo. Adesso do la parola a Maurizio Pinna, docente di indicatori ecologici e di primo livello di residenziamento, che ci parlerà di siti Natura 2000 del litorale del Cesi, tutela e valorizzazione della biodiversità dell'ambito del Terminal Acciaio. Prego. E nello specifico studio gli ecosistemi acquatici, sia fluviali ma soprattutto quelli lagunari, marino-costieri in parte. Ringrazio per l'invito l'Associazione Italia Nostra, Sezione Sud Salento, soprattutto perché per me questa è un'occasione di uscire dal laboratorio in cui noi ricercatori solitamente lavoriamo, alcuni, diciamo così, ci criticano perché ci dicono quello che fate lo conoscete soltanto voi, pubblicate sulle riviste scientifiche, ma noi non abbiamo accesso. Allora un ringraziamento ulteriore all'Italia Nostra per consentirci questa opportunità di divulgazione delle nostre attività. L'oggetto del mio intervento sono i siti Natura 2000. I siti Natura 2000perché? Perché se ci spostiamo dal contesto urbano di cui abbiamo appena parlato al contesto un po' più periferico, soprattutto per quanto riguarda il comune di Lecce, ci spostiamo verso il litorale. Nel litorale leccese il numero di siti Natura 2000 è abbastanza elevato, vedremo poi in dettaglio quali e quanti sono. Malgrado l'importanza di questi siti e l'importanza che hanno anche a livello europeo, vedremo successivamente, la loro tutela e valorizzazione è estremamente, è fortemente legata alla tutela della biodiversità, intesa come biodiversità in specie, animali e vegetali, biodiversità in habitat.
malgrado la sua importanza comunque questi temi legati alla biodiversità, alla conservazione della biodiversità, molto spesso hanno diciamo così, interesse altalenante, se ne parla per un periodo, poi per un altro periodo non se ne parla. È un po' quello che succede anche per l'Istituto Natura 2000, ci sono dei momenti storici in cui se ne è parlato tantissimo, in cui c'è stata l'istituzione, c'è stato un grande sforzo anche da parte delle associazioni ambientaliste nel proporre nuovi siti Natura 2000 a valle di indagini fatte sul territorio, in cui è stata rilevata la presenza di alcune delle specie di interesse comunitario o degli habitat di interesse comunitario, poi però si va verso una flessione di interesse e in cui però assistiamo anche a delle situazioni di forte degrado, di mancanza di controllo, di sorveglianza, di gestione, eccetera. E quindi viviamo in questa duplice fase, no? Momenti di interesse, momenti di abbandono. Questa è semplicemente una, diciamo, deformazione professionale, queste sono tutte le attività che ho svolto durante la mia permanenza in qualità di ricercatore di ecologia a Lecce. I puntini o i triangoli o le stelline indicano i siti in cui ho svolto la mia attività di ricerca, che si è focalizzata sostanzialmente, dicevamo prima, sull'ecologia degli ecosistemi acquatici. Attualmente studio gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, evidenziando anche l'effetto che i cambiamenti climatici hanno sui servizi ecosistemici, perché gli ecosistemi, magari noi non ci accorgiamo che l'ossigeno che stiamo respirando ora è il risultato di un processo biologico fornito dalle piante o dalle alghe, che ci dà qualcosa, ci dà un servizio. L'acqua che beviamo è un servizio ecosistemico di cui noi usufruiamo quasi senza accorgercene. L'utilizzo dei combustibili fossili derivano sempre da processi biologici e geologici, e quindi noi utilizziamo inconsapevolmente una serie di servizi che gli ecosistemi naturali o seminaturali forniscono senza quasi che noi ce ne accorgiamo. Allora poi quando succede qualche disastro, alcuni di questi servizi vengono meno, allora ci rendiamo conto della loro importanza. Io porto anche i saluti del professore Luigi De Benesi, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, che è un dipartimento che negli ultimi 20 anni ha lavorato tanto nell'ambito dell'ecologia, con numerosi progetti anche di conservazione e soprattutto di ricerca. Qua ne sono riportati alcuni. Andando nel contesto dei contenuti di questa presentazione, io rinfrescherò un attimo l'idea su cosa siano i siti Natura 2000, quali sono i siti Natura 2000 nella provincia di Lecce, i siti Natura 2000 nel litorale. Farò un esempio di quello che noi possiamo trovare in un sito Natura 2000, e poi parleremo della biodiversità in un sito Natura 2000, come valorizzare questa biodiversità attraverso la realizzazione di atlanti, di specie, che ci consentono quindi di divulgare quello che c'è all'interno di un sito Natura 2000, quali sono gli strumenti per valorizzare un sito Natura 2000, perché molto spesso una volta che viene istituito non si sa bene cosa farne, soprattutto laddove questi siti sono ad appena 15 km da un centro urbano, che è anche un comune che fa capo alla provincia, a volte non si sa esattamente come utilizzare e come valorizzare. Vedremo alcuni esempi. E infine, come si parlava poc'anzi, quali sono i rischi che questi siti Natura 2000 subiscono oggi, in seguito ai cambiamenti climatici, in seguito all'aumento dei fattori antropici, all'aumento delle pressioni antropiche, ai fattori di inquinamento, ma anche in seguito all'invasione di specie aliene. Nel Mediterraneo assistiamo
oggigiorno, sia in ambienti terrestri che acquatici, all'invasione di numerose specie che sono all'ottone, cioè che provengono da altri territori, arrivano nel Mediterraneo, trovano un clima a loro favorevole, se non hanno competitori, queste specie diventano invasive e portano alla distruzione di un patrimonio come quello delle palme, per esempio, ma portano anche alla distruzione anche del pescato, perché osserviamo oggi nel Mediterraneo un grandissimo numero di specie aliene che provengono dal Mar Rosso, per esempio, ma provengono anche dal Golfo del Messico, e una volta introdotte riescono tranquillamente a sostituire tutte le specie autoctone e quindi a determinare un degrado di quella che è la fauna ittica che noi anche utilizziamo a fini alimentari. Quindi andiamo nel dettaglio cosa sono i siti Natura 2000. Natura 2000, il sistema Natura 2000 rappresenta il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità in specie e degli habitat, all'interno degli Stati membri dell'Europa. L'obiettivo è garantire il mantenimento e la conservazione a lungo termine degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna rare e soprattutto esposte a gravi minacce di estinzione. Le linee guida per l'identificazione di un sito Natura 2000 e per la nascita del sistema Natura 2000 sono due direttive europee, meglio conosciute come direttiva Habitat e direttiva Uccelli. All'interno di queste direttive, all'interno dei loro allegati, sono presenti appunto le liste di specie, di habitat, di interesse comunitario, che quindi la comunità europea ritiene prioritaria la conservazione di queste specie. Nulla toglie che in natura esistono tante altre specie che non sono prioritarie, di cui magari nemmeno se ne parla, ma che probabilmente hanno un ruolo fondamentale nel sostenere la presenza in un ecosistema di una specie prioritaria. Quindi noi abbiamo, diciamo così, una biodiversità comunitaria e una biodiversità che io definisco banale, perché magari non perché è banale in se stessa, ma perché è banale nel senso che non viene conosciuta, ordinaria esattamente, che probabilmente ha un ruolo anche maggiore, più importante rispetto a quelle comunitarie. Quindi in base a queste due direttive i siti Natura 2000 vengono istituiti per la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali e sono considerati siti di grande valore anche patrimoniale in quanto ospitano habitat naturali e specie che a diversa scala regionale, nazionale o europea sono considerati rari o a rischio di estinzione. Questo concetto è importante perché una specie può trovarsi solamente nel sito Natura 2000 di Acquatina in tutta Europa, allora quel sito ovviamente assume un'importanza rilevante a livello europeo. Però una specie può trovarsi nel sito Natura 2000 di Acquatina perché si trova solamente in altri due siti in tutta l'Italia, allora c'è una rilevanza nazionale e quindi ad una scala inferiore arriviamo fino alla scala regionale. Quindi c'è un interesse che è frazionato in relazione all'occorrenza, quindi alla dispersione, alla distribuzione di una specie prioritaria in uno o più siti Natura 2000 in tutta Europa, in tutta Italia o in tutta la regione. Brevemente uno schema riepilogativo di come nasce un sito Natura 2000, che è l'insieme appunto di siti di interesse comunitario, SIC, o di zone di protezione speciale o zone speciali di conservazione. Dipendono queste definizioni di siti e di zone dalle due direttive che poi confluiscono nei cosiddetti appunto siti Natura 2000. Qual è la situazione in Europa? Questa è una mappa che indica i territori coperti da un sito Natura 2000 in tutta Europa. Parliamo di oltre 27.000 siti Natura 2000 e di oltre 100 milioni di ettari di superficie europea protetti da un sito Natura 2000.
Quindi se consideriamo la superficie totale di circa 450 milioni di ettari, circa un quarto del territorio europeo è un sito naturalmente, è sito naturalmente. Quindi è un sistema di conservazione delle specie degli habitat importante per l'Europa. In Italia la rete appunto dei siti Natura 2000 copre circa il 19% della parte terrestre dell'Italia e circa il 4% della parte marina che è fatta qua in Italia, okay? Quindi questo significa che la distribuzione dei siti Natura 2000 avviene sia in ambito terrestre che in ambito acquatico e marino in particolare. Qual è l'importanza dei siti Natura 2000 in Italia rispetto alle altre, ad alcuni altri paesi? Come vedete, noi siamo al quarto posto come percentuale di territorio soggetto appunto a conservazione attraverso i siti Natura 2000 e siamo appena dopo la Bulgaria, la Grecia e la Spagna. Quindi abbiamo comunque un posto abbastanza importante in questa classifica appunto di copertura di siti Natura 2000 in Europa. Cosa succede in Puglia? In Puglia abbiamo 84 siti Natura 2000, oltre 470.000 ettari di superficie sono appunto soggetti alla protezione attraverso il sito Natura 2000. Quindi anche per la Puglia questo dato è abbastanza rilevante. Notiamo anche che molti siti Natura 2000, soprattutto qua nel Salento, sono di ambito marino, infatti sono quelli contrassegnati in giallo. I siti Natura 2000 in ambito marino sono prevalentemente quelli caratterizzati dalla presenza di un habitat apposito in oceanica. Per quanto riguarda la distribuzione delle dimensioni dei siti Natura 2000 in Puglia, possiamo osservare che questo istogramma che riporta sulla sede delle X le dimensioni di ciascun sito Natura 2000 e sulla sede delle Y il numero di siti Natura 2000 per quella particolare classe dimensionale, possiamo osservare sicuramente che la maggior parte dei siti Natura 2000 in Puglia sono da considerarsi medio grandi, ma vi è anche un numero cospicuo di siti che sono da considerarsi medio piccoli, perché probabilmente sono stati istituiti per la conservazione di una sola specie, quindi la dimensione spaziale del sito è piccola. In provincia di Lecce che succede? Che in totale noi abbiamo 33 siti Natura 2000, considerando l'insieme di SIC, ZPS e ZSC, e siamo, come potete vedere, la provincia con il maggior numero di siti Natura 2000 rispetto alle altre province della Puglia. Cosa abbiamo nel litorale? Nel litorale abbiamo più di un sito Natura 2000, io però mi focalizzerò, per quanto riguarda la parte restante del mio intervento, su uno, che è quello denominato Acquatina di Frigole, Acquatina senza la C, perché deriva dalla denominazione che è stata acquisita dalla Commissione Europea, che quindi toglie la C quando ha la parola acqua, e quindi il nome ufficiale nei siti internet della Comunità Europea è Acquatina senza la C. Questa cosa è un po' strana, però è così. Il sito appunto di Acquatina ha un suo codice identificativo come tutti gli altri siti Natura 2000, ha una superficie di superiore a 3.000 ettari, di cui circa il 95% si tratta di una superficie marina, la potete vedere qua, l'intera superficie, questo è l'intero sito è la somma di questa superficie e di questa. Il 95% è di ambito marino, il restante 5% è di ambito terrestre, e all'interno di questa area terrestre, a terra, circa 45 ettari sono
costituiti, questa è la parte terrestre, circa 45 ettari sono occupati da una laguna. La biodiversità di un sito Natura 2000, come può essere misurata, quantificata? Può essere quantificata, nel caso appunto preso in esempio la Quantina di Frigole, come biodiversità in specie di interesse comunitario, quindi abbiamo ben 33. Può essere misurata in relazione alla biodiversità in habitat, ne abbiamo 8 habitat di interesse comunitario in questo sito. Abbiamo l'altra biodiversità, quella che prima ho definito banale o ordinaria, come suggeriva Marcello, con 210 specie, e abbiamo una notevole presenza, che si è rilevata in questi ultimi anni, di ben 23 specie cosiddette classificate aliene dal sistema EUNIS, che è un altro database della Commissione Europea, che appunto cataloga tutte le specie di nuovo arrivo in Europa. Quindi sul catalogo EUNIS sono riportate ben 23 specie presenti da Quartina e che sono appunto specie aliene. Come poter far conoscere la biodiversità di un sito Natura 2000? Noi molto spesso sentiamo tanto parlare, però in realtà gli strumenti semplici per la divulgazione di questo patrimonio naturalistico di biodiversità molto spesso non sono disponibili, o difficilmente sono disponibili, o a volte sono disponibili solamente per un pubblico molto specializzato, non so, per esempio gli ornitologi, agli appassionati della fauna ornitica, che magari conoscono con dettaglio una specie aviaria piuttosto che un'altra. Però noi dobbiamo tentare, fare uno sforzo anche a livello di amministrazione comunale, perché ci sono tanti comuni che investono tantissimo per la valorizzazione di questo patrimonio, che quasi affiancano come valore al patrimonio archeologico, architettonico di una città, li affiancano al patrimonio naturalistico e quindi investono sia in un senso che nell'altro. Quindi gli atlanti sono assolutamente importanti per questa missione di divulgazione della biodiversità. Alla Quartina abbiamo censito recentemente, proprio quest'anno, la presenza di una nuova specie di interesse comunitario che paradossalmente si chiama Pinna nobilis, ma non ha niente a che fare con me, perché io comunque il sangue è rosso come tutti gli altri, quindi non ha assolutamente niente a che fare con me. Però questa è una specie importantissima per il Mediterraneo per tanti motivi. Uno, perché è la specie di bivalve più grande la cosa bene, esattamente è il bivalve più grande che abbiamo nel Mediterraneo, è una specie endemica del Mediterraneo, essendo la specie più, cioè trovare per noi ecologi una specie di grandi dimensioni in un ambiente è sinonimo di buono stato di salute ecologica, perché per mantenere un individuo di grandi dimensioni questo significa che ci sono tante risorse trofiche per quell'individuo e ci sono quelle condizioni ecologiche ottimali per la sua permanenza. In più abbiamo trovato questa specie per la prima volta in un momento storico particolare in cui in tutto il Mediterraneo arrivavano delle notizie di grande degrado della specie, dovuta in primis alle attività umane, la pesca a strascico distrugge completamente. Vedete, questo è un individuo fotografato in vivo proprio all'interno della laguna. Voi immaginate che se arriva un pescatore, un peschereccio con le reti a strascico, le porta via tutte. Due, nel Mediterraneo è arrivato un protozoo, che è un parassita di questa specie, di Pinna nobilis, e sta terminando una grossa morire. Qui vedete alcuni individui che una volta morti perdono la capacità di aderire al substrato e quindi la valva cade. Questa specie ha una grande importanza anche storica, perché fin dall'epoca degli egiziani e dei romani
Questa specie veniva utilizzata per tessere alcuni tessuti di grande pregio, perché veniva utilizzata questa parte che viene chiamata abisso, che è esattamente la stessa parte filamentosa che si trova nelle cozze che noi mangiamo, no? Con gli spaghetti. Però, essendo questa cozza che raggiunge anche 1,20 m di altezza, così grossa, il bisso è una matassa di filamenti utile per essere tessuta. Tant'è vero che fin dall'epoca dei Romani, ma ancora oggi, c'è qualche artigiano disperso, qualche isola del Mediterraneo che ancora ha conservato quest'arte artigianale di tessere il bisso e quindi di fare dei ricami preziosi alle vesti o alle lenzuola, eccetera, eccetera. Quindi questo fatto di aver trovato questa specie in un sito di interesse di un sito Natura 2000 ci ha fatto riflettere sull'importanza vera di un sito Natura 2000, perché quindi la conservazione ha permesso a questa specie di trovare un sito dove probabilmente si è rifugiata dall'impatto antropico, dalla presenza del protozoo parassita, eccetera, eccetera. Come? No, abbiamo trovato una popolazione. Cosa diciamo? No? No, esattamente il punto no. Però cioè, se volete venire vi porterò nelle occasioni opportune. La valorizzazione dei siti Natura 2000. Ecco qua, cosa possiamo fare? Intanto, per quanto riguarda ovviamente la nostra deformazione professionale, la ricerca scientifica. Nel sito di Acquatina è stata svolta negli ultimi 25 anni una ricerca scientifica tale che permette di trovare, se andiamo a scandagliare Google Scholar, ben 261 records in cui si cita Acquatina. Se andiamo ad analizzare una letteratura scientifica di maggior rilievo in alcuni database internazionali, noi riusciamo a trovare ben 78 articoli scientifici e ben 22 che sono specifici di attività di ricerca svoltesi ad Acquatina, quindi in questo sito naturalmente. Cosa C? Acquatina, in questo caso cosa C, sì, perché faccio riferimento all'Italia. Inoltre, il sito Natura 2000, e nel caso appunto di questo, del sito di Acquatina, fanno parte di alcune reti di ricerca internazionali, sia nazionali che europee, come la Long Term Ecosystem Research in Europe, che quindi ci permette di raccogliere informazioni ma anche di condividerle e confrontarle con siti analoghi dispersi in altre parti d'Europa, non solamente oggi, ma per tempi molto più lunghi di quella a cui siamo abituati noi. Un'altra attività di valorizzazione di un sito Natura 2000 è sicuramente legata all'attività didattica, alla divulgazione e promozione di sport a basso impatto. Quindi qua vedete alcune immagini di attività realizzate durante quest'ultimo anno in cui abbiamo portato alcuni studenti a fare delle attività di ricerca e di cambiamento sulle plastiche e microplastiche. Grosso problema di quest'epoca, alcune attività di promozione, di divulgazione e di apertura del sito alle visite guidate appunto che si sono svolte quest'ultimo anno, la promozione di sport ecosostenibili, quindi questa è una canoa di quelle lì dove uno si parla, sta in piedi, questa signorina invece sta imparando, questa sta inginocchiata, attività comunque sempre di divulgazione è il connubio tra sport e raccolta della plastica. Un sito Natura 2000 come quello di Acquatina si presta benissimo a attività di progetti di ricerca o di cooperazione transfrontaliera internazionali. Abbiamo ospitato quest'anno alcune stagiste che provengono da paesi esteri utilizzando appunto un progetto chiamato Interasia e abbiamo fatto pure dei networking in altre occasioni con colleghi soprattutto della Grecia
Ora stiamo lavorando su un progetto che prevede lo sviluppo di best practices per migliorare la conservazione dei servizi ecosistemici nell'ambito dell'area Adrio, cioè che è l'area che ricomprende tutti questi paesi riportati in questa mappa. Passiamo alla parte finale, ultima slide, i rischi per la biodiversità. Abbiamo già parlato forse delle specie aliene. Specie aliene che quando arrivano nel Mediterraneo trovano un ambiente idoneo, riescono quindi a stabilizzarsi, a riprodursi, diventano assolutamente prevalenti sulle specie allottone. Abbiamo qui per esempio il caso del granchio blu che proviene dal Golfo del Messico, in cui viene utilizzato per scopi alimentari, al pari quasi dell'area rossa, della lobster americana, ma una volta che arriva nel Mediterraneo, i predatori naturali dei granchi autoctoni non riconoscono la differenza tra l'uno e l'altro, e come vedete qua questo granchio blu è fornito di acculei molto robusti di grandi dimensioni, tali per cui se una spigola va a mangiarsi un granchio blu, il granchio blu che rimane nella gola e la spigola purtroppo muore. Quindi abbiamo un impatto diretto sia sui granchi autoctoni, indiretto sia sulle specie che si utilizzano questa specie per mangiare. Un'altra specie, in questo caso un'alga, la caulerpa racemosa, che anche in questo caso si sostituisce molto vincendo nella competizione alle piante acquatiche autoctone. Altri rischi per un sito Natura 2000 ai giorni d'oggi quali sono? Sono una gestione poco attenta. Qui abbiamo un caso, no, una foto in cui in una particolare stagione dell'anno comunque la gestione dei flussi idrici non viene mantenuta tale da permettere la presenza dell'acqua in tutto lo specchio della laguna, ma vedete in questo caso che addirittura ci sono delle aree che prosciugano completamente, cioè si può passare laddove in condizioni normali c'è acqua. La plastica, altro rischio ambientale pesantissimo, macroplastica in questo caso, galleggiante. Le plastiche molto spesso vengono confuse dai pesci come delle prede, i quali se ne cibano, e quindi solamente perché la plastica non viene digerita rimane nell'intestino, molto spesso l'animale muore perché non riesce neanche ad estenderla. Infine, l'ultima tragedia dei nostri tempi è la microplastica. Qua vedete una foto. Microplastica che ormai si trova ovunque, lungo la costa, nelle spiagge, e non si sa nemmeno ormai come eliminarla. Tutto questo è, diciamo così, è il contesto in cui possiamo osservare, vivere, utilizzare e valorizzare un sito Natura 2000, come dicevo prima, nella nostra provincia ce n'è più di uno, che vi invito comunque a conoscere, ad andare a visitare, a riscoprire soprattutto. Ma per esempio il bacino di San Cattaro su un altro sito Natura 2000 assolutamente clandestino, direi. Grazie mille. Ringraziamo Maurizio Vigna perché ci ha fatto un spaccato che noi non ce l'ho, però lo so in maniera tecnica e scientifica, non è veramente virtuale. Voglio anche un'occasione per, diciamo, perché Maurizio Vigna è senatore di salute nei confronti del professor di Belize e di tutto il Distepa, che tanto fanno per il nostro, per la conservazione del nostro ambiente tarantino in particolare. Prego, l'architetto. Così Maschito, esperto in gestione delle risorse ambientali, che ci parlerà di un caso di risanamento delle aree degradate del territorio, in particolare in un'area a nord di Lecce. Buongiorno.
Cenovoli, che sono le... guardato una proposta, in realtà non è niente di fattivo, è uno studio di fattibilità e riguarda un fenomeno, quello delle cave dismesse, che è molto esteso e abbastanza diffuso, soprattutto nel Salento, ma partiamo anche, a Trani, andiamo ad Apicena, cioè è il fenomeno della dismissione di un'attività produttiva estrattiva che attualmente, diciamo, ha una ragione d'essere molto, molto più circoscritta, perché ci serviamo di recupero di detriti, quindi diciamo tutto un altro tipo di gestione del reparto costruzione. In realtà io non ho partecipato direttamente a questa esperienza, ma sono stata sollecitata da Italia Nostra, e per questo ringrazio, diciamo, per l'occasione, perché quello appunto è di riflettere su un certo tipo di aree che rimangono in abbandono. L'iniziativa in realtà parte dal basso, è una proposta fatta da associazioni culturali, nella fattispecie la comunità Emmanuel, affiancata alla sezione Sud Salento di Italia Nostra, che avendo a cuore appunto la morte, l'abbandono di quest'area particolare. Vediamo, l'abbiamo individuata appunto sulla direttiva Lecce Novoli, e lì in rosso sono proprio le aree di intervento, diciamo, per capire come riportarle in vita, come rivalutarle, come riqualificarle, come recuperarle. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con la signora Teresa Nicolì, che ha partecipato attivamente a questa esperienza e che già dal 2011 appunto ha formalizzato, insieme appunto agli altri attori e ai protagonisti di questa proposta, una relazione, uno studio di fattibilità per il recupero di queste cave. Quindi la spinta viene dal basso, ma non possiamo dimenticare che comunque ci sono delle dinamiche di pianificazione che derivano da un livello più alto, sovraordinario. Questo è importante, perché qualsiasi sinergia non è attivabile se non ci sono comunque non solo gli strumenti, ma anche le conoscenze
e la connessione proprio strategica di certi interventi. E per fortuna abbiamo questa occasione, l'abbiamo avuta, ce l'ha data il PTR, il piano paesaggistico territoriale regionale, che ormai è il nostro, per, diciamo, per gli addetti ai lavori tecnici, e diciamo ormai è proprio come il passepartout per fare qualsiasi cosa. Noi dobbiamo per forza effettuare adesso, ed è importante perché è georeferenziato, come faceva notare anche il mio collega prima, nel senso che è puntuale a vincoli vestiti cosiddetti, cioè non ci sono solo dei diktat in negativo, non si fa, ma si fa e si fa come, e per questo diciamo, ha una duttilità, una possibilità di intervento molto più preciso e proprio quasi chirurgico, se potessimo usare questo termine. Quindi parleremo, quindi cercheremo di individuare un po' anche la zona, quindi si vede lì una porzione, no? La porzione in rosso è sempre stata evidenziata, l'area di intervento, l'area di studio. E vediamo appunto da tutti questi colori, la mappatura ci fa vedere proprio la complessità di questo territorio, le componenti per esempio botanico-vegetative o vegetazionali, scusate, di questa zona, e quelle in rosso sono queste aree, praticamente questi grandi buchi, sono dei proprio evidenti, no? Si vincono, emergono rispetto a un tessuto invece molto più proprio denso di attività ancora in azione. Perché è importante quindi intrecciare queste spinte dal basso, appunto, di recupero con una visione strategica, perché le direzioni devono essere comunque univoche. Non ci possono essere modelli calati dall'alto, non sono sufficienti purtroppo delle spinte diciamo, di impulso benefico sul territorio, no? Di voler recuperare, perché comunque se non ci sono appunto dei tessuti connettori, che sono appunto proprio le regole, le modalità, le linee guida, non è possibile fare altro che. E volevo semplicemente citare alcune definizioni che gli stessi autori danno del loro intervento. Loro praticamente vogliono ripensare lo spazio del possibile. Perché utilizziamo anche delle definizioni non molto specifiche e tecniche? Perché l'immaginario è importante. L'immaginario di una popolazione è quello che praticamente può essere la guida di una comunità, e quindi non va mai trascurato. In effetti questo è stato quello che è, diciamo, il pregio di questo piano. Il piano parte proprio da una Laudatio Imaginis Apulie, ossia cioè verificare la bellezza, la varietà di questo paesaggio e farlo emergere e valorizzarlo in tutto il suo splendore. Quindi manteniamo, diciamo, dopo magari gli interventi così specifici che io non sono mai in grado di fare perché sono un architetto, quindi ho un'altra visione, e ho bisogno appunto delle visioni, e questa è la mia visione, e quindi andremo avanti un po' anche per metafore. La metafora appunto è quella di ripensare lo spazio del possibile. Partiamo da una situazione critica. La crisi è cioè un momento decisionale in cui c'è una rottura, una discrasia appunto tra, nel migliore dei casi, di abbandono di una cava. È quello che invece purtroppo si verifica puntualmente è l'utilizzo improprio con discariche, per discariche abusive. Nel 2011, quando fu presentata la proposta, in Puglia c'erano 550 cave dismesse senza un piano di recupero, per esempio. Questo è il catasto delle cave, delle aree, diciamo.
vivo del tema. Qual è il tema di queste cave? Che cosa ne vogliono fare? Sì, le vogliono rivitalizzare, ma come? L'obiettivo è quella di riportare una parte di popolazione in una cava. È molto semplice. Che cosa fanno? Praticamente ci sono quattro macro azioni che andrò a leggere perché sinceramente non lo so. Ma comunque, indicativamente sono il recupero ambientale della cava dismessa, perché purtroppo quando esiste un danno ambientale come quello di una discarica abusiva, purtroppo non ci si può fare niente se non si attivano le procedure di bonifica. Per cui questo è il primo step fondamentale, quindi il recupero ambientale della cava dismessa è necessario, con opportuna creazione di un'area verde attrezzata e attiva. Quindi il recupero presuppone quindi la bonifica della discarica e quindi successivamente l'ipotesi è quella di realizzare degli alloggi per anziani e per giovani coppie. Hanno abbinato queste due tipologie perché sono quelle forse che più si toccano nel ciclo di vita, poi alla fine, dell'inizio e della fine, no? di una società. Un'altra, la valorizzazione del patrimonio edilizio storico esistente, perché seppure non lo possiamo percepire, ma le cave comunque hanno sempre un minimo edilizio annesso, per esempio quelle di Marco Vito hanno il Liceo storico, no? Ma anche senza andare a esempi cinquecenteschi, anche un semplice manufatto del Novecento per noi è di notevole interesse storico. E poi infine l'incremento controllato della potenzialità insediativa, ossia non può diventare un centro anziani tout court, ma deve essere comunque regolamentato. Quindi hanno proceduto per fasi. Nella prima fase, appunto, la vediamo qui sulla sinistra, c'è la proposta presentata molto semplicemente al sindaco dell'epoca, il dottor Perrone, e a questa proposta ovviamente era legata la relazione e la semplice planimetria, senza grandi, proprio per manifestare un intento, un interesse. A questa prima fase, quindi siamo nel settembre del 2011, ne segue una successiva, l'anno successivo, che si rimpolpa dell'aiuto di altre associazioni, tipo Città Fertile, Lecce Città Fertile, Lecce Bene Comune. Mi dispiace per il sindaco perché mi sembra che proprio lui avesse all'epoca partecipato attivamente alla produzione, sostegno dell'iniziativa. E quindi è come una specie di tessuto che man mano si infittisce e prende corpo, prende vigore, sostiene. A questa fase quindi si definiscono anche delle richieste più specifiche, viene chiesto se per esempio ci possono essere tutto un sistema di reti anche di informazione, di formazione, di divulgazione di un nuovo tipo di abitare. Un abitare che non è in contrasto la campagna, la città, ma proprio nuovi modi, un po' più diffuso e diffuso come appunto ce lo ricorda il patto città-campagna del PTR. Quindi fu fatto anche un Debrian, no? Per divulgativo, cioè quindi tutta una serie di iniziative di informazione e di formazione che vennero ben accolte dalle comunità.
tante da cogliere. Ovviamente questo purtroppo è rimasto così, è un lavoro che non ha, sta aspettando ancora delle risposte, per cui non possiamo che ribattere, diciamo, di nuovo con gli stessi interrogativi, capire come si può procedere, stante l'interesse sempre vivo di queste associazioni. Quello che noi possiamo qui oggi sottolineare è l'importanza di questo nuovo paradigma, di questi nuovi modelli, intanto proprio di pianificazione territoriale molto, con un verde molto più diffuso, l'abbiamo visto nella città, abbiamo visto l'importanza, no? L'abbiamo sentito ben parlare prima dell'agronomo, e dei nuovi modelli proprio di sviluppo delle città. In primis, per esempio, quello di Barcellona, che già nella metà degli anni 70 ha lavorato su nuovi tipi di insediamenti molto più aperti, con diciamo, un verde molto più diffuso. Noi, da parte nostra, abbiamo una guida. Noi abbiamo le linee guida diverse, tra quelle, per esempio, per il patto città campana, per una riqualificazione delle periferie e delle aree agricole e periurbane, che non sono semplicemente dei modi di dire, passo passo ci dicono esattamente cosa dobbiamo e cosa possiamo fare. E la cosa importante è che si sottolinea sempre il penale, cioè noi non possiamo permetterci più di trattare male il nostro territorio, non ce lo possiamo proprio più permettere, non solo per i disastri ambientali che ci provochiamo da soli, perché con l'abusivismo abbiamo distrutto e occupato moltissimo territorio, ma perché dobbiamo, per necessità, proprio per una questione di trasmissione alle future generazioni, avere cura di questo territorio. Mettiamoci i limiti dell'uso del suolo zero entro negli anni 30, mettiamoci tutto quello che vogliamo, ma sicuramente noi qualcosa alle future generazioni lo dobbiamo. Quindi c'è un concerto tra la pianificazione sovraordinata e quella comunale. Spero sempre che ci sia una attenzione sempre maggiore, sempre più attenta proprio verso sia i singoli interventi, ma sia anche proprio appunto la gestione appunto del verde, i censimenti di cui abbiamo parlato. E queste cose le vediamo, cioè, le tocchiamo con mano. Sì, siamo pochi qui, però ci sono state anche tante altre iniziative, diciamo, di sensibilizzazione, di informazione. Si sta svolgendo contestualmente la Regeneration of Future Landscapes, che è tuttora in atto, e appunto tesse un canovaccio di esperienze che non sono meramente tecniche specifiche degli addetti ai lavori, ma coinvolgono gli stati dell'arte, diciamo altri campi del sapere che sono importantissimi per il veicolo di questo tipo di sensibilità e di conoscenza. Cosa dirvi altro? Semplicemente che tutto poi parte da questa rete, no? Queste parafitte che sono i portatori di interesse. Gli americani, gli inglesi li chiamano stakeholders, e sono appunto i portatori di interesse, sono gli attori che hanno dato inizio, per esempio, a questa esperienza. Ma siamo anche noi che siamo qua, sono i nostri figli, sono i nostri padri. E quindi è importantissima l'informazione. Sono i nostri strumenti, la formazione e l'informazione
devono assolutamente andare di pari passo a tutti i livelli, senza esclusione di attori, di protagonisti, di utenza. Vi lascio semplicemente una definizione, quella delle buone pratiche, perché è vero, abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di vincoli, abbiamo bisogno di reggimentare, però abbiamo anche bisogno di buone pratiche, di buon senso, quello che appunto forse un tempo era molto più lineare, no? Non c'era bisogno di troppi. Oggi le dobbiamo recuperare. E le buone pratiche, secondo il rapporto Burundland dell'87, quindi stiamo parlando di un po' di anni fa, intende un'azione esportabile in altre realtà che permette ad un comune, ad una comunità o ad una qualsiasi amministrazione locale di muoversi verso forme di gestione sostenibile a livello locale. La sostenibilità quindi è di nuovo ritornare a essere il filo comune di tutti gli interventi. Si considera buona quindi una pratica che corrisponda all'idea di sostenibilità intesa come fattore essenziale di uno sviluppo in grado di rispondere alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. E questo credo che ce lo dice anche la nostra Costituzione. Grazie. Buonasera. Quasi mal, Guido ha toccato un argomento veramente interessante, lo ha fatto con grande conoscenza tecnica. Il problema delle cave di stress lo abbiamo molto serio. E adesso il centrale è il programma che avevo l'attività estrattiva della Regione Puglia, che impone anche alle attività estrattive anche il recupero. Però sapete perfettamente che così non è. La grande rete che abbiamo nel Salento ha tante cave di pesto che sono rimaste le ferite dei buchi nel territorio che poi diventano discariche sostanzialmente. Sempre partendo sempre dal mio famoso comune, perché insomma è ammesso in maniera pubblica, non è ricco, in una cava 3 mesi fa, in una cava dismessa dalla pubblica non recintata, è caduto un signore con un cavallo di zavino ed è morto. Cioè per dirvi cosa. Può succedere ovunque questo, però se la cava fosse stata recintata, fosse stata protetta, sicuramente il cavallo non sarebbe andato impoluto ad avere lì. Sicuramente, se non ci fosse stata la cava ancora lì, diciamo, c'è il sistema, però comunque è fonte di scarica, e se di scarica da diverso tempo, e quindi con grave danno anche non soltanto dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista anche per quanto riguarda la fauna, perché comunque è un problema molto molto serio. Il problema delle cave riguarda sia il ripristino sia il recupero in maniera diversa, e meno male comunque adesso la Regione Puglia deve dare più criteri, ho chiesto l'ordinario ai vari PUG, ai vari ex PRG, o i PUG che con varianti e conferenze di servizi possono essere in parte al limite, come dire, aggirati, mentre con il PTR insomma, le cose sono un pochettino più chiare, per cui ci sono dei paletti fissi rispetto ai quali è difficile poi potersi inventare strategie, potersi inventare interventi di vario genere. Comunque tornando a noi, ha osservato in maniera molto intelligente questo maschio che abbiamo parlato paradossalmente di città, di acqua e di terra. Diciamo che il nostro talento è, come dire, è oggetto di bersaglio di problematiche diverse. Per noi salentini il problema del lavoro è un problema serissimo, il problema della malattia penso che sia ovunque, ma per noi ritengo sia ancora più grave il problema dell'inquinamento dell'ambiente, che determina morti ed implementazione quotidiana in maniera esponenziale anche dell'attività plastica che colpisce un sacco di persone. Sempre nel nostro comune, oggi è morta una ragazza di 52 anni, affetta da un tumore, da cui
matrice non può che essere ambientale, ma questo non è un problema che ci tocca e ci lo tocca un pochettino tutti quanti. Comunque, tornando al convegno, manca il sindaco, manca il rettore e le conclusioni penso che debba farle il parlamentare. Ci sono qualche intervento, tanto qualche domanda. Ah, vuole sapere gli interventi? Ci sono interventi? Le domande. Interventi, domande? Come no? Venga, venga, faccio qui, perché c'è la registrazione. La domanda. Vieni, così parla di cose, così così passa anche la storia. Questo? Ma dai, di qua senza il gruppo, no? Sì. Io sono neolaureata, quindi sono curiosità riguardo le cave, il costo di sia del progetto ma anche soltanto di riqualificazione ambientale della cava. E se ci sono dei finanziamenti che anche europei o anche che possono essere utilizzati per solo per la riqualifica ambientale, anche non soltanto per il progetto, solo per la qualità. E... I costi sono elevati in effetti, non sono semplici da gestire, non si so dire l'ordine, diciamo quello metro quadrato, però un lavoro fatto bene ha bisogno, diciamo, di un di importi considerevoli che non possono essere sostenuti da comuni. Devono comunque avere aiuti regionali, in genere comunque nazionali, perché fa parte comunque di un, si entra nella, diciamo, nelle attività estrattive e quindi è giusto che se ne faccia carico la comunità a livello nazionale, non solo locale. Quindi non ti so dire di preciso, devo essere sincera, né infatti l'intervento è andato fino a quel punto lì, perché è proprio una proposta appunto che può, serve come spinta, no? Di, diciamo, per innescare dei processi, ma poi ci vuole altro, ci vuole appunto risorse sulle nastre, investimenti. Sì, ma bisogna distinguere. Sì. Tra cave attive o cave dismesse, certo. Perché quelle dismesse non rientravano in quelle che evidentemente dovevano necessariamente prevedere il ripristino ambientale, certo. Quelle in attività o comunque in fase di autorizzazione devono necessariamente prevedere gli interventi di riqualificazione ambientale, per cui ci ritroviamo in questa doppia situazione, sì. Tra molte cave, perché quelle attive o che dovrebbero essere autorizzate sono poche, quelle invece dismesse sono la stragrande maggioranza e che ahimè sono abbandonate, non si prevedevano interventi di rinaturalizzazione, di riqualificazione e quindi sono rimaste tali, per cui il Salento è pieno, strapieno di buchi, vuoti, che sono soltanto degradi, se non alterazioni anche ambientali, insomma, dal punto di vista degli scarichi. E qui chiaramente dovrebbe intervenire il pubblico, o addirittura acquisendo al proprio patrimonio. C'è un progetto che si chiamava dei 100 laghi, che fu fatto, diciamo, circa anche una decina di anni fa, quindi anche l'Italia nostra partecipava, per proporre l'utilizzo di queste cave anche come depositi, diciamo, di rifornimento di acqua, sia per poter implementare la falda, ma sia come risorsa idrica che possa servire per l'attività agricola o per altre attività sociocivica, e che evidentemente poi rimangono questi progetti non supportati, e queste proposte di questi progetti non supportate da risorse appropriate, e quindi
perché in questo modo sicuramente queste aree, che ripeto, in provincia di Reggio sono enormi nella dimensione e nel numero, rimangono ancora purtroppo quelle che sono. Giusto così per aggiungere queste note. Per inserirmi nel discorso, perché a me credo di avere l'occasione di fare due progetti di cura di Carrer. Nel 2011 c'è stato un finanziamento regionale per era concesso massimo 1 milione per ogni cava e soltanto per interventi pubblici. Il costo massimo ammissibile era 1 milione, poi per chi poteva ha anche implementato la spesa, l'ha aumentata. Il costo è legato, però erano progetti di recupero e non di rivisto, perché la differenza è sostanziale. Per riagganciarmi a quanto, ma questo per le cave dismesse, perché quelle come ho citato bene Marcello, per quelle nuove, il PRAE prevede il progetto di recupero. C'è stato un caso di quelli, per il comune di Sanarica, che dal momento della progettazione, dell'esecuzione dei lavori, le forti piogge hanno riempito una cava che è diventata poi un luogo per la deposizione di uccelli, di ame, di bambolaggi, per una fauna agricola particolarissima, e hanno bloccato il progetto per favorire questa trasformazione in sede esecutiva da recupero di un certo tipo poi alla direttura della deposizione. Più o meno è ben risposto, Fabio. Io forse ho interpretato la domanda della dottoressa come se in qualità di associazione conoscete eventualmente dei finanziamenti a cui attingere per la presentazione dei progetti, se come associazione siete fatti promotori di informazione su progetti che possono beneficiare i progettisti eventualmente o le amministrazioni o enti come le associazioni stesse. Ma in genere questi qua la finestra attiva è regolata dalla regione Puglia, cioè non è competenza ministeriale, è competenza regionale. E adesso c'è il PRAE, la regione Puglia è una delle poche regioni che ce l'ha, non tutte ce l'hanno. Stiamo parlando di circa 550 cave, 550-600 cave dismesse sul territorio comunale, a quando invece ci poi l'altra tesi nel 2010. Però attualmente finanziamenti anche a livello europeo, sì, ma non ce ne sono, perché molte volte il finanziamento europeo girato dalla regione. Attualmente non ce ne sono, per questo è un progetto. Pensate che la regione sta stentando anche a far partire queste aree, per cui diventa un progetto difficile che possa far partire altri finanziamenti. Però nello specifico per l'attività estrattiva, che ripeto, credo di conoscere un pochettino, non ce ne sono. Però se posso, mi permetto di ritornare, ci possono essere comunque delle possibilità di finanziamento allorquando alcuni bandi della regione che ci sono stati, come quelli delle infrastrutture verdi e quant'altro, l'interregno. Com'è? L'interregno. Magari anche l'interregno, qui in questo caso sicuramente la Trocentonze è abbastanza informato, ma io mi riferivo a alcuni bandi dell'assessorato all'urbanistica che ci sono stati, potrebbero eventualmente essere utilizzabili allorquando magari una cava si trova inserita in un contesto naturalistico, paesaggistico, magari di Valenza, e quindi potrebbe essere la riqualificazione di quella cava oggetto, diciamo, di un intervento più ampio in cui si trovano anche delle peculiarità da questo punto di vista, ovvero naturalistico o paesaggistico, in cui non sarebbe più facile avere un finanziamento per il recupero o per l'inserimento a fine delle aree naturalistiche, cioè, che non insediativa. Sarebbe un po' più difficile e complesso. E poi riguarda ogni situazione comunitaria, i trasporti comunitari non finanziano recuperi magari di un borgo, ma non la costruzione, se no un progetto bellissimo. In genere vengono finanziare attività di recupero urbanistico, di recupero paesaggistico, ma insediamenti abitativi o produttivi no. C'era anche addirittura per quanto riguarda le cave, c'era un progetto pilota nel 2011, si realizzava un progetto pilota perché volevano utilizzare il cometino a cartello,
fu escluso al di là della pericolosità, ma perché prevedeva alcuni tipi di intervento sul piano del pestile della cava che andavano a toccare la falda, per cui non era possibile, perché bisognava fare le strutture murarie che non permettevano questo. In genere per le cave, quando sono sottoposte, essendo tutte sottoposte, tranne quella per verticale, l'intervento con cemento armato non è mai previsto. Infatti a Scorrano abbiamo fatto un intervento di planting sulla parte alta della cava, cioè sul piano d'acquistore della campagna, non sulla parte sottoposta. Io infatti vorrei fare presente un intervento di questo genere, che tra l'altro si collega anche con la necessità di cui parlavamo prima di avere verde pubblico, che è quello fatto alla foresta urbana, nel centro storico su via San Cesare, è stato fatto da parte di due fulmine, solamente una associazione di volontari. Oppure appena adiacenti sono quelli di Marco Vito, che invece l'intervento è stato fatto in privato, anche per far capire che di amministrativo non viene niente, se non appunto o associazione di volontari o altro. Comunque quel tipo di intervento fatto in quella cava secondo me potrebbe essere molto esaustivo, sia per il problema di verde pubblico e sia per il risarcimento. Sì, in realtà anche quella sulla via San Cesare non è che abbiamo fatto chissà che cosa, nel senso che è bastato che ripulisca, cioè una pulizia globale, rendere fruibile ovviamente quell'area è una cosa eccezionale. Però magari ce l'abbiamo sotto casa e non ce ne accorgiamo. Renderla fruibile, cioè, poi effettivamente. Infatti, e poi se la detiene un'associazione della Tenedusa, scusate. No, però lì è aperto. Però la disponibilità è aperto un fronte interessantissimo. Però volevo far notare che a San Pino in Lama, nel piano centro urbano, c'è un ex cava da San Lazzaro. Vabbè, anche nella frazione di Novoli. E nella frazione di Novoli, quella di Villa Convento, di Villa Convento e quella di San Pino in Lama furono finanziate dal nel 2000, quella di San Pino in Lama l'ho fatta io, quindi sono sicuro. San Pino in Lama l'ho fatta io. E Villa Convento l'ho fatta io. Però all'epoca furono finanziate, era un... quello era un privato. Era un privato, sì. Fu finanziato prima dal Gallo, poi è stato rifinanziato di nuovo, quando ho fatto un suo fuori di fondi. Comunque, voglio dire, per dire, quello che ha detto il dottor Elia Junior, praticamente nel centro urbano ci possono essere le condizioni tali che magari basta pure come abbiamo detto tu, un'ora di pulizia che rende liquibile e si apre uno spaccato completamente diverso. Sì, ma per completare, ripeto anche la domanda. Bisogna vedere caso per caso. No, non è quello, solo riferimento per caso. Anche in certi casi bisogna essere nelle condizioni anche di archeologia industriale, per esempio, no? Sì, sono caratteristiche di una tavola. Allora, chiudiamo il dibattito con le conclusioni di Stefano Pallara della Canastra. Si sente questo? L'immancanza del sindaco e del direttore non tocca. Il sindaco ha mandato un messaggio che non voleva venire. Ha mandato un messaggio che non voleva venire e il direttore non sappiamo. Io vorrei dire in causa bene qui le polemiche che sono state abbastanza evitate, ma a quello che si è sentito noi verifichiamo, facciamo il PPR, facciamo il Google. In mezzo ci mettiamo il CCP e poi facciamo i piani strutturali, i piani attuativi e così via, no? Cioè buttiamo un sacco di carta, di tempo e di soldi. Quando si tratta di fare le cose poi non le facciamo, oppure ci inventiamo punteggi maggiori per la partecipazione. Io ho assistito a una fila chilometrica quando ci fu la chiamata alla partecipazione della Presidente dell'Amministrazione di Lecce per la redazione del PUG dell'amministrazione per Roma. La fila interminabile era tutta quanta di gente con estratto di mappa da stare e la domanda era sempre la stessa: assessore, quando mi fai edificabile la mia zona? Cioè, attenzione poi a immaginare, cioè, quindi se non è costruito tutto e per caso, perché mancavano i soldi, perché la popolazione non è aumentata, è migrato altro, altrimenti avremmo una volata di cemento uniforme, no?
tale da rendere indistinguibile campagna, città e mare, no? Poi, che non ci siano soldi è un falso mito. I signori che indegnamente, io tento di farmi querelare ma non ci riesco, vanno a fare quello in Comune di Lecce, sono gli ex gommisti, gli ex fotografi e gli ex agenti immobiliari della Rete dei Servizi, che conosco personalmente, che oltre a fare delle potature di agronomi che sapranno meglio di me, io vado soltanto a livello estetico, a dire poco pessime, riescono a fare anche una barca di debiti, no? Montagne di debiti, e di ieri e di oggi la notizia che le banche non pagheranno gli stipendi, no? Per cui i soldi per fare qualcosa eventualmente ci sarebbero, non dimentichiamo che come di Lecce ha un bilancio da 127 milioni di euro all'anno, non fatto dire, e deve fare tutta una serie di cose, no? Prendersela con l'UF, perché quelle cose hanno nome e cognome, perché i volontari tengono aperto quando si può, beh, è troppo facile. Dovremmo prendersela con il comune, con la provincia, che ci hanno costretti a utilizzare il nostro, non solo il direttore, anche se ce n'è uno, per mancanza di personale, come se servissero otto ingegneri per accendere un progetto che è già tutto quanto collegato, no? Cioè, poi i bandi ci sono, non ci sono, per fare che cosa? Sono strutturati nella stragrande maggioranza dei casi, quando interviene la regione, sono opere di amministrazione, per cui il privato dovrebbe avere l'idea migliore del mondo e resterebbe escluso, oppure vengono utilizzati in maniera distorta, cioè la cementificazione, no? 30.000 metri quadri di superficie calpestabile, l'acquatina è un'invenzione di questa amministrazione comunale, che evidentemente non sa bene e che intitola quel tipo di interventi conservazione, tutela e valorizzazione. Una colata di cemento cos'è conservazione? Io non so in quale delle tre categorie debba andare a finire, no? Per non dilungarmi troppo, cioè serve che si facciano degli interventi, si facciano bene, si deve molto risparmiare su molte cose se vogliamo che poi dalle carte, dai mille piani, purtroppo il PDR è facilmente aggirabile, è sufficiente che tu assuma un disoccupato da più di 6 mesi part time perché diventi di interesse pubblico l'insediamento, per cui attenzione, no? Trucchi ce ne stanno tanti anche su quello. Una zona agricola nella rete Natura 2000, se c'è questo disoccupato ultrasemestrale, si può vedere, partecipato alle conferenze di servizi, queste cose sono più triste. Adesso la regione si sta ricordando che non ci devono essere aree utilizzate per la variazione di destinazione d'uso, che ormai nel centro storico di Lecce si è andata a guardare i cartelli con tutto tutti i divieti, sia del PPTR sia del PRC, che ormai è diventata variazione di destinazione d'uso a insediamento, a attività ricettiva. Per cui le modalità di aggirare, ma fin tanto che noi facciamo carte, fin tanto che noi facciamo programmi, no? Invece di agire o di spendere i soldi da dove servono, non credo che andiamo lontano, questo è già un primo passo, ma la strada da fare è ancora, secondo me, molto, molto lunga. Grazie. Posso aggiungere? Abbiamo girato pure in Europa, no, siamo due qui. Non mi permetto, non è una conclusione assolutamente la mia, è semplicemente così una sottolineatura in merito a questo trittico di incontri qui a Lecce nell'ambito della 20ª edizione di Identità Salentina,
che non è la prima volta che si fa a Lecce, sono state già altre edizioni su temi, diciamo, chiaramente sempre che rientrano nel DNA dell'associazione. Perché questo titolo del incontro di questa sera? Perché ritenevamo e riteniamo che la città, perché la città di Lecce essenzialmente è una città che vive di servizi, tanto università, uffici, magari, diciamo, parliamo anche in termini di tempi anche un po' remoti, in un certo qual modo si è dimenticato che ha una superficie di territorio agricolo e naturale la più estesa della provincia, innanzitutto come comune, e che da quella risorsa è nata la città con le sue peculiarità architettoniche, storiche, dall'economia agricola, da tutte le attività, da tutte le attività, soprattutto da parte degli ordini monastici che avevano estensioni enormi, miniveti, hanno tratto le risorse economiche anche per realizzare la città barocca. Ora, questo per dire che bisogna ritornare a prendere in seria considerazione questa risorsa, che è quella naturale e quella rurale, perché altrimenti poi qualcuno ne farà l'uso e l'abuso improprio, come è avvenuto, estensioni poi e anche di infrastrutture, non sempre tutta la zona industriale di Lecce, chiaramente sappiamo che è sottoutilizzata, piuttosto poi ogni tanto esce fuori qualche progetto per fare l'abbellimento, ben venga pure, ci mancherebbe altro, però da voi, no? Tutte. Ora, bisogna necessariamente, anche per quello che diceva all'inizio Stefano Ballara, proprio sul Messaggero di oggi c'è un'intervista al direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, proprio in virtù di questi Nobel che sono stati assegnati, no? In questi giorni, che ormai bisogna ripiantare alberi. La città deve necessariamente, la città di Lecce deve cingersi da una cortina di verde per poter frenare l'espansione urbana, per poter abbattere tutti gli effetti, lo dicevo benissimo nella relazione dottor Centonze, abbattere tutte le problematiche di carattere di inquinamento, di consumo energetici e quant'altro, e quindi in questo modo probabilmente la città potrebbe ritornare ad essere più vivibile. E nella relazione che faceva l'architetto Schito, per questione di tempo ho escluso almeno, lo so, non è stato detto, uno degli altri aspetti era legato anche alla mobilità, no? Alla mobilità, perché da quell'area è attraversata dalla ferrovia dello sud-est e con dei caselli che ci stanno. Ora, cioè, recuperare, riqualificare l'esistente deve essere, diciamo, ormai la traccia, il percorso entro cui ci dobbiamo muovere. Non possiamo più pensare di sommare, di aggiungere cose, perché ce ne stanno troppe, alcune devono essere pure tolte, a iniziare dalla parcheggio logistica pubblicitaria che ha invaso anche la più piccola delle frazioni, per dirne una, no? Che evidentemente non soltanto è l'inquinamento visivo, ma ci stanno tanti altri di problematiche. Questo non voglio farla lunga. Ora, quell'esperienza che fu fatta, che fu avviata nel 2011 con quello slogan "la città in campagna, la campagna in città", aveva questo duplice obiettivo, quello di partire appunto dal basso con delle associazioni. Ci siamo ritrovati più volte nella comunità di Mammela, allora con altri singoli cittadini piuttosto che rappresentanti delle associazioni, per dire: si parte da una zona che ha quelle criticità di cave, di degrado, no? Perché non proporsi e non proporre alle istituzioni qualcosa
che possa evidentemente riqualificare un'area e come quella può emularla in tante altre parti del territorio di Lecce e perché non di tanti comuni. E questa è stata purtroppo un'esperienza che si è arenata. L'abbiamo inserita in questo e ringrazio l'architetto Minaschito perché ha un po', come dire, fatto proprio un lavoro di qualcun altro e l'ha, come dire, abbastanza bene come dire, interpretato perché appunto potesse essere rinfrescato e riproposto nell'avvio del PUC della città di Lecce che speriamo possa ripartire e quindi quella era una proposta che intendiamo mettere sul tavolo insieme evidentemente ai problemi che riguardano le aree SIC, ZPS, le aree naturali perché non diventino altra cosa, perché il rischio c'è, adesso non sappiamo quell'auto di qualche società no, che aveva alcuni mesi fa posto un po' l'amministrazione comunale e l'università un po' in conflitto, tra virgolette, ma non dovrebbe poi stato sanato il conflitto del Vegra, ne siamo ben lieti, perché appunto dico, l'università e il comune devono lavorare in sinergia e possibilmente d'intesa con gli attori sociali, perché poi evidentemente il privato è ben vega l'iniziativa privata, io dico quando è condivisa e quando non va ad alterare le risorse comuni. Quindi da questo punto di vista non si tratta di criminalizzare l'imprenditoria privata che alle volte diciamo, è utile anche in termini anche di risorse piuttosto che di opportunità, non che può determinare. Quindi questo è un po' che tiro lo spirito. Io ne colgo l'occasione per ricordare i due appuntamenti che ci saranno domani e dopodomani, che sono, io ritengo, altrettanto importanti. Questo appunto sulle chiese di campagna, che è un motivo che da alcuni anni ci stiamo impegnando a promuovere, a sollecitare i comuni, adesso l'abbiamo fatto con un concorso fotografico, anche domani con questo convegno, perché sono ormai dei monumenti importanti delle chiese, dei castelli, magari bene o male ci si interessa, però di questi beni diffusi, chiamiamoli di seconda valenza, no, ma che poi non lo sono di seconda valenza, no? Di proprietà privata, che stanno lì soltanto a disposizione dei vandali piuttosto che di coloro che ne hanno trafugato le vestigia, ovviamente rischiamo di perderli totalmente se non c'è la sensibilità anche degli enti pubblici, seppur sono di proprietà privata, e io direi anche del diocesi, non perché hanno titolo, però rappresentano diciamo, un aspetto sociale, religioso, culturale e fondamentale. Noi ringraziamo anche Sua Eccellenza Monsignor Seccia che si è reso disponibile a partecipare a questo convegno e ci ha messo a disposizione anche la sala del seminario vescovile per tenere questo incontro di domani e infine giovedì presenteremo questo nuovo studio o rinnovato studio di Antonio Costantini che è stato qui fino a poco tempo fa sulle case a corte, quindi pubblichiamo questo testo con Gelli Editore che ha fatto miracoli per farlo uscire prima dell'incontro di giovedì, questo volume con il timbro anche, consentiteci anche questo orgoglio di Italia Nostra, di questo volume sulle case a corte, perché è un altro dello spaccato dell'identità salentina che si sta perdendo, perché anche nei centri storici, ahimè, non ci stanno ancora gli strumenti, non dico di tutela, ma le regole che si parla ordine, no? La buona prassi, l'attenzione anche dei progettisti per intervenire, per recuperare, certamente non si tratta di lasciare le cose allo status quo, ma di recuperare con intelligenza e non devastandole, facendole diventare altro rispetto a quello che erano questi manufatti. E soprattutto la casa a corte non è soltanto un aspetto di carattere architettonico, ma è un aspetto di carattere sociale, è stato proprio la comunità, la famiglia allargata, allora era in un certo qual modo, se vogliamo, il concetto di famiglia allargata in senso diciamo non di quello che abbiamo oggi
esistito ed esistito ed è stato molto importante. Quindi insomma questo trittico di incontri, io ringrazio i relatori intanto perché le relazioni sono state, come chiaramente non potevamo che aspettarci di meglio, quelle che erano appropriate per e poi rimarrà a traccia anche perché c'è la registrazione per poter mettere a disposizione questi contributi di chi, enti pubblici o privati che ne potranno diciamo, eventualmente trarne utilità. Grazie ancora e ai prossimi appuntamenti.